Per il recupero dell'undicesima giornata del campionato di calcio di Serie D Girone F, il Campobasso è chiamato ad affrontare lo Scoglio Recanatese, una squadra che seppur attualmente in zona play-out ha tutte le carte in regola per impensierire i rossoblù. I marchigiani, infatti, con il nuovo allenatore Giovanni Pagliari vogliono subito tornare a posizioni consone in classifica. Gli uomini di Mister Cudini invece hanno bisogno di superare il pari della scorsa giornata contro il Monte Giorgio e sfruttare il recupero per allungare a più 4 il distacco con il notaresco secondo in classifica. La prima opportunità offensiva è proprio in favore dei padroni di casa, complice un calcio di punizione da posizione interessante. Ladu con un tiro cross la mette al centro, Esposito prova a metterci una zampa ma non ci arriva. Bravo De Chirico a fare buona guardia. Pochi minuti più tardi, ancora una volta il numero 4 rossoblù ad inventare con un cross, questa volta in favore di Cogliati, che viene tuttavia anticipato di un soffio dal numero 1 ospite. Tre giri di lancetta più tardi, però, è la Recanatese a mostrare gli artigli in fase offensiva. Lo fa con una buona trama che consente a Titone di avvicinarsi in maniera minacciosa verso l'area dei padroni di casa. Il numero 4 giallorosso prova a concludere in porta per ben 2 volte, ma in entrambe le occasioni Raccichini risponde presente. A questo punto però la partita si raffredda e passa sul piano tattico, con la Recanatese che prova a spezzare, spesso con successo, le trame messe in campo da Mister Cudini, che in risposta prova a riscrivere le geometrie in campo, chiamando a gran voce il 4-5-1 con Esposito centrale e Cogliati esterno di centrocampo. Tutto vano, perché anche questa strategia non ripaga dal punto di vista del risultato. Il primo tempo tramonta sullo 0-0 e con le squadre che tornano negli spogliatoi per rifiatare. La partita riprende con le compagini che tornano in campo a parti invertite ed il Campobasso si fa subito pericoloso con una buona trama che consente ad Esposito di scavalcare agilmente la difesa avversaria. Il numero 10 a tu per tu con De Chirico però spara clamorosamente sul palo. Al 19° della seconda frazione di gioco ancora Lupi in avanti con una triangolazione in area avversaria tra Rossetti ed Esposito. Il portiere giallorosso però capisce tutto e anticipa i due mettendo in sicurezza. Quando l'equilibrio tattico sembra ormai avere preso il sopravvento, tuttavia i rossoblù si lanciano in avanti conquistando un corner. Dalla bandierina Esposito pennella al bacio in favore di Rossetti, a cui non resta far altro che insaccare il pallone in rete. Campobasso 1, Recanatese 0. Negli ultimi minuti della partita i padroni di casa non vogliono rischiare e preferiscono inserire la trazione posteriore, dando vita ad una solida fase difensiva che non permette alla Recanatese di scardinare le maglie rossoblù. Finisce qui con il Campobasso che insacca una sudatissima vittoria e centra l'obiettivo di allungare sulla contendente Notaresco.